Calcolare il seguente integrale curvilineo di seconda specie, integrale curvilineo di stessa gamma di x che moltiplica aperta la tonda 1 meno y quadro chiusa la tonda in dx, dove gamma ci dicono essere la curva formata dalla semicirconferenza nel secondo quadrante di centro 1, 0 e raggio 1, dal punto 0, 0 al punto di coordinate 2, 0, dal segmento di estremi 2, 0 e 1, 1 e dal quarto di circonferenza di centro 0, 1 e raggio 1, dal punto di coordinate 1, 1 all'origine. Questa volta gamma ci viene data come unione, ci viene data come unione di tre curve. Andiamo a rappresentare in base alle informazioni che ci dà il testo. Ci parlano di semicirconferenza di centro 1, 0 e raggio 1, quindi abbiamo una situazione ovviamente di questo tipo, dove qui è il punto ovviamente 2, 0, quindi 2 sull'asse delle ascisse, qui è il centro di ascissa 1. Raggio 1, ovviamente l'inverso è questo qui, perché ci dicono dall'origine da 0,0 a 2,0. Poi abbiamo il segmento di estremi 2,0 e 1,1, eccolo, e poi ci parlano di quarto di circonferenza di centro 0,1, quindi circonferenza che sta sull'asse delle ordinate, raggio 1. E il verso ovviamente continua a essere questo, che ci dicono ovviamente dal punto del segmento di estremi 2,0, 1,1 e quarto di circonferenza dal punto 1,1 nuovamente all'origine. La curva, il percorso è un percorso chiuso, quindi volendo, ovviamente non abbiamo gli strumenti, ma si potrebbe applicare, ad esempio, si potrebbero applicare le forme di Gringhaus, cosa che vedremo a brevissimo, vedremo a breve. Per adesso ci manteniamo con l'applicazione di integrale curvilinea. Quindi indicando questa con gamma 1, questa seconda curva con gamma 2 e questa con gamma 3, questo si può scrivere come l'integrale esteso a gamma 1 di x che moltiplica 1 meno y quadro in dx, più l'integrale esteso a gamma 2 di x che moltiplica 1 meno y quadro in dx, più l'integrale esteso a gamma 3 di x che moltiplica 1 meno y quadro in dx, dove parametrizziamo gamma 1, gamma 2, gamma 3 rispettivamente. Dunque gamma 1 è una... vi ricordo che l'equazione parametrica di una circonferenza è x uguale r cos t più x con 0, y uguale r sin t più y con 0, dove x con 0 e y con 0 sono rispettivamente le coordinate del centro della nostra circonferenza. Quindi qui abbiamo che, siccome il raggio è 1, abbiamo che l'equazione parametrica di gamma 1 sarà x uguale cos t più 1, ascissa del centro, y uguale sin t più 0, ordinata del centro. T fra cosa varia? Per sapere fra cosa varia t, se mettiamo al posto di x, y le coordinate del 0, 0, l'origine, abbiamo che cos t... abbiamo che 0 è uguale a cos t più 1, ovvero cos t uguale meno 1, e 0 uguale sin t. Qual è quel t in cui cos t vale meno 1 e sin t vale 0? Ovviamente è pi greco. Se mettiamo al posto di x, y le coordinate del punto 2, 0, otteniamo che 2 è uguale a cos t più 1, quindi cos t uguale 1, 0 uguale sin t. Qual è quel t in cui coseno vale 1 e seno vale 0? 2 pi greco. Ma lo si poteva vedere anche dalla figura, t ovviamente è variante in questo verso fra pi greco e 2 pi greco. Il dx, faccio notare, è meno sin t dt, cioè la derivata di x, la derivata rispetto a t di x è meno sin t più 0, moltiplicando per dt, dx è meno sin t dt. Gamma 2, invece, dobbiamo sapere quanto vale questa retta passante per i punti 1, 1 e 2, 0. Basterà scrivere l'equazione di una retta passante per i punti 2, 0 e 1, 1, y meno y con 1, y meno 0 fratto 1 meno 0 uguale x meno 1 fratto 0 meno 1, cioè in effetti y uguale, vedete, y meno 0 è y, 1 meno 0 è 1, y fratto 1 è y, x meno 1 fratto meno 1 è 1 meno x. Ovviamente questo è x meno 2, perché le coordinate sono 2 e 0, quindi 2 meno x, chiedo scusa per l'errore. Quindi se y uguale 2 meno x rappresenta l'equazione di questa retta passante per i punti 1, 1, 2, 0, avremo che x è uguale a t, y quindi uguale a 2 meno t. T ovviamente compreso fra le ascisse dei punti rispettivamente 2, 0 e 1, 1, quindi fra 2 e 1. Occhio alla percorrenza. Il dx in questo caso coincide con il dt. Infine gamma 3, equazione parametrica di questa circonferenza di centro 0, 1 e raggio 1, quindi x uguale cos t questa volta, e ovviamente stavolta y uguale seno di t più 1. T tra cosa varia? Beh, quando x è 1 e y è 1 viene che cos t uguale 1 sin t uguale 0, ovvero t uguale 2 pi greco.
quando x è 0, y è 0, viene che se t è uguale a meno 1, coseno di t uguale a 0, uguale a qui t, 3 pi greco mezzi. T variante quindi fra 2 pi greco e 3 pi greco mezzi. Anche in questo caso, come nel caso di gamma 1, dx rispetto a t è meno sen t, quindi moltiplicando per dt, il dx è meno sen t dt. Cancelliamo la figura e andiamo a calcolare questi tre integrali curvilinei facili di seconda specie, che diventeranno tre integrali definiti nella variabile t. Integrale fra pi greco e 2pi greco di x, che è cos t più 1. Magari lo scriviamo un pochino meglio. Quindi 1 più il coseno di t, che moltiplica 1 meno il quadrato di sen t, che è sen quadro t, per dx, che abbiamo scritto essere meno sen t di t, più l'integrale fra, attenzione, 2 e 1 di x, che è t, che moltiplica 1 meno il quadrato di 2 meno t, chiusa quadra in dt. Cancelliamo gamma 1 e gamma 2, visto che ormai le abbiamo usate. Infine, più l'integrale fra 2pi greco e 3pi greco fratto 2 di x, che è cos t, che moltiplica 1 meno il quadrato di y, che in questo caso è sen t più 1, tutto che moltiplica meno sen t dt uguale. Allora, scriviamo meglio. Vi ricordo che per la prima relazione fondamentale della trigonometria, 1 meno sen quadro t si può scrivere come cos quadro t, quindi permettetemi di cambiarlo qui, quindi scriveremo cos quadro t. Qui accorcio un attimo, scrivo per meno sen t di t. Dopodiché moltiplico, ottengo integrale fra pi greco e 2pi greco di cos quadro t per 1 e cos quadro t. Moltiplichiamo tutto quanto e poi dividiamo nella somma i due integrali. Otteniamo un cos quadro t, cos quadro per coseno è cos cubo t, che moltiplica meno sen t di t. Faccio notare come meno sen t di t è proprio la derivata del coseno di t, più l'integrale fra 2 e 1 di t, che moltiplica 1 meno 4 meno t al quadrato più 4t. Lo sviluppo di questo quadrato è 4 più t quadro meno 4t, col meno davanti meno 4 meno t quadro più 4t, tutto in dt, più l'integrale fra 2pi greco e 3pi greco mezzi di cos t, che moltiplica. Qui abbiamo che il quadrato di sen t più 1 è sen quadro t, col meno davanti meno sen quadro t, meno 2 sen t, perché il doppio prodotto è 2 sen t con 1 davanti meno 2 sen t, e poi abbiamo un 1 meno 1 che se ne vanno. Qui abbiamo un meno il prodotto per meno sen t di t. Allora andiamo a sistemare un po' le cose. Vi sarete accorti che comunque parliamo di integrali molto facili da risolvere, ormai siamo praticamente arrivati. Allora possiamo scrivere integrale fra pi greco e 2pi greco di coseno di t al quadrato, che moltiplica la sua derivata, meno sen t di t. Ancora più l'integrale sempre fra pi greco e 2pi greco di coseno di t tutto al cubo, che moltiplica sempre la sua derivata, che è meno sen t di t. Qui abbiamo più l'integrale fra 2 e 1 di 4t per t è un 4t quadro, t per meno t quadro è un meno t cubo, t per meno 4 è un meno 4t. Tutto in dt, no, chiedo scusa, questo è un meno 3t, perché 1 meno 4 è meno 3, meno 3 per t è un meno 3t, non un meno 4, mi ero perso un più 1, 1 meno 4 è meno 3 per t, meno 3t, meno t quadro per t è meno t cubo, 4t per t è 4t quadro. Qui invece scriviamo integrale fra 2pi greco e 3pi greco mezzi di meno, per meno più, il 2 possiamo scrivere qui, possiamo scrivere un sen cubo t, quindi seno di t al cubo, per la sua derivata che è cos t di t, più 2 che possiamo portare fuori dal seno di integrale, integrale fra 2pi greco e 3pi greco mezzi di sen t per sen t è un seno di t al quadrato, nuovamente per la sua derivata che è cos t di t.
parliamo di 4 di tutti integrali immediati, comunque, 4 immediati e gli altri immediatissimi addirittura. Allora abbiamo un f di t alla n per f', f di t alla n per f', f di t alla n per f', f di t alla n per f'. Vi ricordo che n qui è 2, qui è 3, qui è 3, qui è 2. 2 più 1, 3, 3 più 1, 4, 3 più 1, 4, 2 più 1, 3. Fratto evidentemente rispettivamente 3, 4, 4, 3. Cioè abbiamo un terzo coseno di t al cubo più un quarto coseno di t alla quarta, comprendiamo tutto quanto fra pi greco e 2 pi greco. Qui abbiamo un più aperta quadra, l'integrale di t quadro è t cubo terzi per 4, 4 terzi t al cubo, meno l'integrale di t cubo è t alla quarta quarti, meno, visto che l'integrale di t è t quadro mezzi, meno 3 mezzi t al quadrato, tutto fra 2 e 1. Qui abbiamo un più un quarto seno di t alla quarta e abbiamo 2 terzi seno di t al cubo fra 2 pi greco e 3 pi greco mezzi. Applichiamo il teorema fondamentale del calcolo integrale, ricordando che il coseno di 2 pi greco è 1, il coseno di pi greco è meno 1, il seno di 3 pi greco mezzi è meno 1, il seno di 2 pi greco è 0. Quindi la seconda parte del teorema fondamentale del calcolo integrale applicata qui è tutta davanti a 0, che viene seno di 2 pi greco che è 0, 0 alla quarta 0, 0 per un quarto è 0, seno di 2 pi greco è 0 che al cubo fa 0, 0 per 2 terzi è 0. Quindi andremo a mettere solamente 3 pi greco mezzi al posto di t del seno. Coseno di 2 pi greco è 1, al cubo 1 per un terzo, un terzo. Coseno di 2 pi greco è 1, alla quarta 1 per un quarto, un quarto. Poi abbiamo un coseno di pi greco è meno 1, al cubo fa meno 1, meno 1 per un terzo è meno un terzo, ma col meno del teorema fondamentale del calcolo è un altro più un terzo. Coseno di pi greco è meno 1, alla quarta però è 1, 1 per un quarto è 1, ma c'è il meno del teorema fondamentale del calcolo. Un quarto e meno un quarto già se ne vanno. Poi abbiamo 1 al cubo è 1, per 4 terzi è un 4 terzi. 1 alla quarta è 1, diviso 4 è un quarto, con meno meno un quarto. 1 al quadrato è 1, 1 per meno 3 mezzi è meno 3 mezzi. E poi, meno del teorema fondamentale del calcolo, 2 al cubo è 8, per 4 è 32, quindi meno 32 terzi. Meno per meno più. 2 alla quarta è 16, diviso 4, 4, meno per meno più, 2 al quadrato 4, mezzi 2 per 3, 6. Qui abbiamo da mettere solamente 3 pi greco mezzi, il seno di 3 pi greco mezzi, il seno di 3 pi greco mezzi è meno 1, alla quarta è 1, per un quarto, il seno di 3 pi greco mezzi è meno 1, ma al cubo fa meno 1, per 2 terzi, meno 2 terzi. Abbiamo finito, uguale, facciamo i nostri conti, se ne vanno qui un quarto, e un meno un quarto come succedeva lì, sommiamo quello che rimane. Direi di iniziare dalle costanti intere, che sono solamente 2, 6 più 4, 10, quindi abbiamo un 10, poi abbiamo un terzo più un terzo fa 2 terzi, 2 terzi più 4 terzi è un 6 terzi, ovvero 2, 2 più 10 possiamo scrivere 12. Ho segnato queste due. Poi però abbiamo anche un meno 32 terzi, meno 2 terzi, che è un meno 34 terzi. Questi li abbiamo già segnati. Così non li riconsideriamo di nuovo. Non rimane altro che questo meno 3 mezzi, meno 2 terzi. No, chiedo scusa, meno 3 mezzi solamente. Minimo con il multiplo 6, abbiamo che 6 per 12 è un 72. Poi abbiamo un 6 diviso 3 che fa 2, 2 per meno 34 è un meno 68. Meno 68. Abbiamo un 6 diviso 2, 3 per 3 è 9, col meno meno 9. Ecco il risultato finale, che adesso andiamo a scrivere.
Ovviamente 72 meno 68 fa un 4, meno 9 è meno 5, meno 5 sesti in effetti è il risultato finale di questo integrale curvilineo.